Eccoci, bentrovati, finalmente si riprende a giocare, stiamo gonfiando di chiacchiere questa attesa, per oggi c'è stata la conferenza stampa dove il nostro Thiago Motta ha detto bisogna correre tutti quanti, a domanda specifica, un po' bypassato, però ha anche detto che alla fine tutti devono sacrificarsi, quindi chiusura della faccenda riguardo naturalmente Ezio, le considerazioni su Vlahovic, no? Sì, allora, beh, innanzitutto un cordiale buon pomeriggio a Buon tutti pomeriggio. dagli studi di Top Planet, come da ogni Ogni venerdì. venerdì. Sì, conferenza con Thiago Motta che si presenta in tuta, con la solitaria compunta, e da primo della classe, forse anche un po' infastidito dal sospetto che certe domande sarebbero Beh, arrivate, certo, no? poteva pensare che non Proprio lo fosse. specchio della felicità non mi Non è, sembrava. non sembrava. Facciamo un excursus Vai, fai l'escursus. rapido, Massimo. Allora, quelli che sono rimasti alla Continassa, non sono andati in giro con le nazionali, si sono allenati bene individualmente, quelli che sono tornati sono rientrati molto, molto bene. Qualcuno ha chiesto quanto pesa stravolgere adesso le caratteristiche magari della squadra senza Vlahovic, e lui ovviamente dice che ha tutti i giocatori fortunatamente con caratteristiche diverse che gli consentono Di fare cose diverse, esatto. soluzioni diverse. E ovviamente come terza domanda da parte della signora della Valle arriva la domanda che doveva arrivare, no? Vale a dire come sta Vlahovic, cosa pensa delle sue dichiarazioni. Certo. Anche la E domanda di Nicola Gallo, c'è stata. sì, no, me le sono segnate, e così come ha chiesto se eventualmente poteva essere recuperabile per la partita con l'Aston Villa Sì. d'inizio della prossima settimana, quella di Champions. E lui naturalmente ha risposto, quanto l'Aston Villa poi si vedrà, ma che ha fiducia nei giocatori che sanno cosa devono fare, e questo sapere cosa devono fare è un obbligo e non un'opzione. Ha messo a Cioè, posto così, fate quello che dico io. terra-terra vuol dire qui si fa come dico io. Sa molto di preparata questa risposta, nel senso che probabilmente sono seduti e hanno detto: allora, quando arriverà questa domanda, come rispondiamo? Quindi, e vabbè, Vabbè, del resto è giusto beh, così, proprio dai. sprovveduti, non so, no? No, no, no. Poi chiaramente domande sulla classifica corta, sul campionato equilibrato, ok, spiace per chi non c'è, speriamo che il campionato sia più equilibrato a lungo possibile, perché questa cosa fa bene a Va bene a tutti, tutti, è una cura no? ricostituente. Vai così. Naturalmente. Chiaramente ancora altre domande sul preoccupato per le assenze, qui poi soprattutto anche su Douglas Zenico si Sì, è. vabbè, uno, è un Tanto sai che mistero. Nico Gonzalez, Lo fa. mentre lo monitorano tutti i Sì, giorni, esatto. sai che a tempo perso ha fatto il remake di un film, Ah, no, non lo sapevo. In vita Beh, cena con Relitto. ah, ok. Comunque, Tutti rotti, in ogni vabbè. caso dice che stanno lavorando con lo staff medico per recuperarli al meglio, quanto prima possibile. E comunque lui pensa solo alla partita di domani, però io la domandina gliela avrei fatta, cioè, voglio dire, per un affaticamento muscolare e una bassa lesione agli adduttori, Quanto ci tutto questo vuole? tempo è normale? È normale? Ti avrebbe detto bene, no. Qualche risposta, sarebbe stato curioso sentire quale risposta. Come mai McKennie e Fagioli ultimamente non Non giocano. E trovano? beh, aveva detto perché sono gli altri stanno facendo meglio. Bravo, Dopo che ti dica, l'ho letta anch'io con attenzione, ma dopo un po' capisci già dove va a parare. comunque, naturalmente, qualcuno ha posto
la questione se la partita del Meazza potrebbe costituire una prova di maturità. E lui dice che dobbiamo dare tutti qualcosa in più, anche per sì. Anche noi dobbiamo dare qualche vacanza di partita, dobbiamo dare qualcosa in più, no? Con concentrazione e impegno, come dice Thiago Motta. In ordine al modo di attaccare, cambia qualcosa? Ecco, questa è la domanda, una domanda interessante. Non è anomalo, e questa domanda di gamba è una domanda anche intelligente, cioè non è anomalo che una squadra come nella Juventus non ci sia un altro centravanti? È una domanda da fare, no? Sì, per me sì, cosa ha risposto? Giocheremo come sempre. Basta. Vabbè, ormai abbiamo capito che anche le sue conferenze hanno un certo tipo di, come dire, di svolgimento, attaccando e difendendo tutti insieme, cercando di limitare i loro punti di forza. Ti sento ironico, come mai? Ma guarda, soprassediamo. Della classifica corta abbiamo parlato. Il Milan ovviamente è ritenuta, giustamente, direi una squadra forte, fisica e tecnica, della quale bisogna stare attenti soprattutto alle transizioni, ma pensa un po', e domandina su UEA, è contento perché fa anche gol, e può dare tante alternative. Adesso da questa, stavo dicendo, questa puntata, da questa conferenza sono stati sdoganati i termini generoso e responsabile, quindi sostenibile UEA, no? Non sostenibile, non si è parlato di sostenibilità, si è parlato anche di Kalulu che è uno degli ex della partita, commemorata, è vero, e elogi per Kalulu, uno in particolare, cioè due in particolare, uno importante, cioè riesce a mantenere un certo standard di rendimento anche con partite ravvicinate, soprattutto a livello mentale, il che non è facile, è vero, era ascritto a merito di Kalulu, chiaramente, ma quella che mi è piaciuta di più in termini di frase rivolta a Kalulu è che parla poco, ma lo fa nel modo giusto. Bene, abbiamo capito che è anche un buon comunicatore. Chiaramente qualcuno si è posto il problema se fosse il caso di arruolare qualcuno dalla next gen, sì, no? E da portare in prima squadra. E beh, qui la risposta mi è piaciuta, voglio dire, se dobbiamo portare qualcuno lo portiamo per merito, perché riteniamo che sia in grado di giocare in prima squadra. E non tanto per fare numero. E non tanto per fare numero, no? Dopodiché è uscito fuori qualcun altro a chiedere se conosceva il pensiero di Dusan prima di quella dichiarazione. E vabbè, hanno parlato, hanno concordato. E qui si attacca e si difende, si corre e si difende tutti insieme. Bene, quanto finita poi, no? No, beh, c'è stata, no, importante, allora, ma sì, quante sono le fasce, quante sono? Allora, innanzitutto importante dominare il cuore del gioco, il centro, lui aveva, insomma, dice siamo attrezzati, è mai stato vicino al Milan, perché in estate, prima che venisse conclamato che arriva la Juventus, no? C'erano queste voci, e comunque lui ha risposto un mai che talmente secco che si poteva bere come brut. Mai. Questa era la conferenza, ci vediamo come consuetudine nei prossimi appuntamenti. Ma grazie Ezio. Che impressione hai tratto tu? Ma ho tratto le solite cose, cioè alla fine sono conferenze molto di circostanza, non ti dirà mai questo mi fa schifo e quest'altro gioca perché mi piace di più. Sono tutti bravi, uno rende di più, l'altro rende di meno. Si commentano da sole, no? Ma alla fine credo che queste conferenze da contratto, me lo lasci dire, sono un po' ridicole, perché le domande sono sempre simili e le risposte non sono sempre simili. Quindi noi le commentiamo per dovere. Ci mancherebbe altro, sia mai che ogni tanto venga fuori qualche polemica o qualcosa, però mi sembra che
alla Juve siano molto addestrati a non farla venire fuori, per cui ordinarietà flat, come comunque, si dice. Anche noi attacchiamo e difendiamo tutti insieme. Esattamente. Massimo. Se avete piacere, ci vediamo presto. È prestissimo per chi vuole sintonizzarsi su Top Planet, dalle 17 alle 19. Buon proseguimento. Auk.